Poeti, 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 uscite dai vostri studi, aprite le vostre finestre, aprite le vostre porte, siete stati ritirati troppo a lungo nei vostri mondi chiusi, scendete, scendete dalle vostre Russian Hills, dalle vostre Telegraph Hills, dalle vostre Beacon Hills, dalle vostre Chapel Hills, San Francisco sta bruciando, la mosca di Majakovsky sta bruciando e le nuvole hanno i calzoni. Abbiamo visto le migliori menti della nostra generazione distrutte dalla noia ai readings di poesia. Tutti voi visionari da camera da letto e agitprop da gabinetto, tutti voi poeti alla Groucho marxista e compagni di ozio di classe che restano inattivi tutto il giorno e che parlano del lavoro di classe e del proletariato, tutti voi anarchici cattolici della poesia, tutti voi babysitter della poesia, tutti voi fratelli zen della poesia, poeti! Scendete nelle strade del mondo ancora una volta. Non aspettate la rivoluzione, o succederà senza di voi. Nuova puntata di poeti, poesia, arte, artisti. Non c'è confine alle sorelle muse in Parnaso, come dico sempre io. E sono contento di ritrovare degli amici in questa trasmissione. Alla mia destra, alla mia sinistra c'è Elisabetta Biondi della Striscia, è un gradito ritorno con un nuovo libro, molto bello, e poi c'è anche un ritorno, sempre alla mia destra, poesia con Giancarlo Cappelli, livornese, che ha un percorso anche esistenziale curioso, stare un giocatore importante, centravanti, poi allenatore, hai girato insomma questo bel paese, no? Dove il si suona, l'hai girato, insomma, ecco. E conosci le gioie e anche forse le amarezze della vita, hai avuto tanti amori, hai tanti figli, cioè storie varie, e sei in grado con la poesia di raccontare la vita e con la vita di essere arrivata alla poesia, perché conosci appunto, come ho detto prima, le ombre e le luci, e di questo i giovani dovrebbero essere memori, dovrebbero essere in qualche modo curiosi, perché la poesia ha anche questa grande virtù, vero Elisabetta, di costruire una quella che Flaubert chiamava l'educazione sentimentale, nel suo famoso romanzo, l'educazione sentimentale, che è importante, che non te la può dare nessuno, non te la può dare internet, Wikipedia, l'educazione sentimentale si fa da soli, non te la possono neanche dare i genitori, perché i genitori, è vero Giancarlo, possono dare tante cose, tanti insegnamenti, però poi l'educazione è sempre personale, specialmente nei casi del cuore e non solo del cuore. Poi abbiamo due artisti intriganti, il primo è un ritorno, Lara Chiezzi, torinese, però lei è grossetana, lei sì. È maremana e viene la città dei primi romanzi di Cassola, mi ricordo questi personaggi, la Cecina, dalla Ritorno. Marenna. Insomma, sai, che poi lì era diventata proprio sublime, no? Capito, insomma, poteva essere la ragazza di Bue, poteva essere in qualche modo un cuore arido, era un modo di sposare con un paesaggio anche, capito, la valenza dell'anima, ecco. È comunque una terra forte, una terra forte, una terra importante, sì. C'è molta Toscana stasera e ne siamo contenti. Sì. E parlavamo dell'anima. E l'altro artista presente stasera, che è molto simpatico, ed è Simone Bandini da Forlì, ovvio Forlì è una città importante, insomma, ecco, se ne è la Romagna, insomma, sì. Importante. Penso a Diego Fabbri, che poi sì. Se lo sono dimenticati, che è stato un grande, forse l'ultimo grande autore teatrale di valore internazionale, cattolico, ma anche molto intelligente, molto libero. E Processo a Gesù, ma anche La Bugiarda, Il Seduttore, Processo di Famiglia, tante cose insomma importanti, era amico di mio padre, hanno anche lavorato insieme per il cinema. Comunque Simone Bandini viene da Forlì e è curioso come poi alla fine c'è sempre bisogno di etichette. Io da critico anche, da poeta, non amo molto le etichette semplici, però poi arrivano. O perché uno magari è un artista diciamo, legato all'anima, legato a una valenza. Tu hai cominciato amando gli impressionisti, Monet, Manet, Pissarro, cioè era il gioco della luce, certo.
Questi avevano i battelli galleggianti, avevano gli studi, amavano qualunque cosa, una ninfea diventava un'altra musa, sì. Capito? Lara, non c'era bisogno di Saffo, bastava un fiore, una ninfea, a Giverny, sì. Monet c'aveva, capito? I glicini, per lui erano quel ponticello con i glicini, e in qualche modo ha cominciato così, poi insomma Bandini... ad essere definito un po' il pittore dell'anima, no? Perché sì. avevi questi sprazzi che poi faremo vedere, quindi dove il gioco del colore accompagnava l'idea di un'esplosione interiore, no? di una valenza. Quindi, molto bene, adesso per adesso, io desideravo, cominciamo subito con la poesia, così alterniamo poesia ed arte, no? Facciamo un 1-2. Allora, Elisabetta, fammi vedere questo libro, anzi, facciamolo vedere, è appena uscito per pagine, la collana che dirigo, e siamo bacio entrambi. Fino all'ultimo dice, hai dovuto precisare nelle bozze che siamo baci entrambi. Bacio, ognuno è un bacio, ma il bacio è fatto di due persone che si baciano. Allora il bacio è uno, in un certo senso. Adesso sto un po' giocando, ma neanche tanto, anche se poi ognuno lo ricorda in un modo diverso, no? Sì. Il bacio più lungo della storia del cinema, bacio, quello di Notorious, Cary Grant e la Bergman. Siamo bacio entrambi. Ecco, io desideravo subito, d'emblée, è un libro che amo molto, quindi mi è anche difficile un po' parlarne come delle cose che uno ama molto, vero Giancarlo? Sì, e quindi ti prego di leggermi la poesia eponima, cioè che dà il titolo. Così la presentazione di questo libro. Se tu sei emozionato, ci emozioniamo tutti. Ecco, volevo ringraziare, a parte appunto Plinio Perilli che ha scritto la prefazione, l'editore Lucarini che mi ha dato questa opportunità e Nina Maroccolo, che è una grande artista, che ha diciamo, fatto per me la copertina e poi anche un'immagine che è all'interno del libro. È La Notte, vedere, sì, si chiama La Notte, è un acquerello. Tra l'altro Nina sta esponendo in questo momento alla Galleria d'Arte Moderna con una sua splendida mostra, La Rivoluzione degli Eucalipti, quindi ecco, la ringrazio veramente per avermi diciamo, dato l'opportunità di questa collaborazione che penso abbia dato un bel risultato. Sono importanti le collaborazioni tra artisti, in generale le collaborazioni, le arti non devono essere... autonomi, isolate, è molto importante entrare in contatto. Sì, una sintonia c'è stata. Ecco, in sintonia, profonda. Oggi si dice sinergia, insomma, la sintonia è fondamentale, altrimenti e poi si impara, ognuno ha bisogno dell'altro, no? Perché il poeta impara dal pittore, il pittore dal poeta, viceversa, e basta. Via. Amore psiche, e siamo bacio entrambi, mi sostanzio, distanti, contesi al sorgere del sole. Io non voglio che il sogno svanisca nel pallido albore del mattino, nel bacio frettoloso del commiato. Ho mietuto con te gli ultimi baci della notte, con l'ardore di chissà che svaniranno nell'alba. Vorrei che il tempo fosse quest'istante, un sogno il tuo volto vicino, piano, tra i capelli d'argento nascondo nei baci i ti amo che il sorgere del sole impedirà. Ebra di baci rubati alla luce, mi sento scrosciare nel cuore un arcobaleno di emozioni. Tu mordi le mie labbra schiuse sotto le tue e siamo bacio entrambi. Molto bella, veramente bella, notevole. E poi c'è quest'idea che insomma è un discorso lungo, però riguarda un po' tutti. C'è questa idea che il mito non è lì, in uno scaffale, dentro un libro di mitologia, polveroso, impolverato. Il mito bisogna rivederlo sempre in atto, no? Perfino, ecco, Lara, la tua Saffo, o i sogni di gioventù, anche i miti calcistici, per dire. Adesso ti solleciterò un paio di cose. Il mito, tu dici Orfeo, Euridice, ma certo, perché ogni coppia, ogni persona che ha bisogno di un altro da sé, eccetera, certamente è un Orfeo, non si deve voltare, si deve voltare, non si sa, adesso a parte al di là del gioco mitologico, insomma c'è un momento in cui veramente abbiamo bisogno di diventare
noi maschietti, Orfeo, un Euridice, insomma, ecco, abbiamo bisogno di questo, di rendere la cosa più semplice del mondo un qualche cosa di assoluto, di mitico, che rimanga però semplice e umile, perché quella è l'intensità della poesia. Bene? Vabbè. Allora, andiamo avanti con i qua, facciamo ecco, voi due e poi voi due. Tu sei, abbiamo detto, poeta dell'anima, sei di sì, Forlì, sono... romagnolo, e sei, ci hai portato degli acrilici, sì, più o meno di media grandezza. Vediamo anche un po' i titoli, vediamoli poi uno per volta, vediamo come allora, mi racconti questa esplosione di colori. Questa esplosione, questo qui, vedendolo, io l'ho chiamato il Big Bang, proprio l'inizio. Lo scoppio. Lo scoppio proprio. Da cui tutto comincia. Che poi, sì, effettivamente è proprio l'evoluzione, ecco, anche dell'uomo, si l'evoluzione. Sì. È proprio anche l'evoluzione, perché tu nasci puro, poi dopo, tra sì, virgolette, ognuno sceglie la propria strada. Certo. Tu hai già detto un discorso importante, che tu sei un po' russoiano, no? Dice Rousseau, sì, cioè che l'uomo allo stato di natura è positivo, è puro, sì, e poi che succede? Che ci incrostiamo con delle cose che avvengono? No, poi dopo, durante la vita, ognuno sceglie la ognuno propria strada. Ognuno sceglie la sua strada. Ognuno sì, sceglie la propria strada, quindi dopo lo so, si va avanti. È una grande responsabilità. È una grande responsabilità. È più difficile a volte conservarla, sì, la purezza, che averla ab inizio. Sì, sì, sì. La bello, difficoltà è quella. Bello, questi colori sono caldi. No, e, sì, io uso. E la luce, no? E la luce. E io uso soprattutto queste tipologie di colore, sì, arancione, giallo, nero. C'è il nero sempre di sfondo. Che però ti piace omologare o mettere a contrasto con lo scuro. Sì. Perché come Caravaggio, sì, ci ha insegnato, sì, il luminismo nasce dallo sfondo cupo. Ecco, sì, questo, qui come... che titolo è questo? Questo qui è La ricerca di sé. La ricerca di sé. La ricerca di sé ha sempre più o meno, dico io, i miei significati sono abbastanza simili. Sì. Perché così è una strada che una persona fa. Vedi che è una strada aggrovigliata, complicata. Sono tante strade e ci sono tanti colori in mezzo. Certo. Quindi in automatico ci sono gli ostacoli, ci sono le cose possiamo belle. Possiamo perderci, la ricerca di ci perdiamo, ci perdiamo all'interno dei colori, all'interno delle emozioni, all'interno dell'amore. Certo. All'interno della rabbia, all'interno di tutto quello che ci può essere. Tu l'amore l'hai trovato? Cioè io sì. Compagna molto simpatica e deliziosa. Ho... Però la ricerca del sé non finisce mai comunque. No, io ti dico che ho iniziato quando mia moglie... Cioè, io dipingevo da una vita, dopo sì, ho iniziato nel 98, sì, praticamente a riprendere il pennello in mano quando mia moglie ha aspettato la prima figlia, abbiamo visto dal test della gravidanza praticamente che certo, stava aspettando il primo figlio, stava aspettando e da quel momento lì lei si era addormentata su un divano, io sì, ho preso degli acrilici vecchi che avevo così e l'ho ritratta mentre dormiva. Beh, stupendo. E quello lì è stato il mio inizio, il mio ritorno. Mentre dormivano? All'alta. Ormai erano sì, dormivano, due creature. Giusto, dormivano. Vabbè, senti, sei molto simpatico. Ok, adesso poi vediamo le altre cose. E torniamo alla poesia, così la alterniamo. E devo dire di Giancarlo Cappelli, che mi ha portato due sue antologie intriganti, queste di emozioni e quelle delle luci sparse, che è un titolo che si attaglia anche un po' alla giornata di stasera, insomma ci sono delle luci sparse e con la riconoscibilità dell'elemento lucente, ma anche della zona d'ombra. Allora, in questa emozione di Giancarlo Cappelli, che abbiamo detto è livornese, è giocatore di calcio, allenatore, hai girato tanto, e però anche le sue esperienze sono profonde, eccetera, diversi figli, anche nipoti, ha avuto diversi matrimoni, no? È molto attivo anche nel volontariato, per esempio nelle isole dell'arcipelago toscano, dove sei molto occupato. Sì, me ne sono occupato. Per diversi anni. Per diversi anni, poi tante cose, hai fatto il presidente del Monte Catini Calcio, ma anche
avevi il Teatro Verdi, no, di Montecatini. Si prese in affitto il Teatro Verdi, ci ho fatto gli eventi, ci ho fatto anche Jesus Christ Superstar. Jesus Christ Superstar, certo. E poi con la FOBU, la FOBU è un'associazione importante. La FOBU è una fondazione di cui io faccio parte. Certo. Ci sono questi bambini, come ci sono da gran parte del mondo, del Congo, che questi sono quelli del Congo, e diciamo che mi sono adoperato per far sì che attraverso degli sponsor, certo, sia stato donato anche sul fiume Congo una chiatta con defibrillatori, insomma, sono state fatte belle cose. Noi abbiamo sempre dell'Africa un'idea sbagliata, o un'idea di comitica cinematografica, no? Di film, che è un luogo. Diceva Alberto Moravia, che amava viaggiarci in Africa spesso, che è l'ultimo continente in cui la natura è più forte dell'uomo, insomma, diciamo, l'Africa, diciamo. E vabbè, e però poi sempre più, anche se poi c'è tanto il progresso, gli stati diventano, se inseguono, a parte la pandemia dell'ultimo anno, degli ultimi due anni direi, ma insomma, c'è sempre una povertà insidiosa, il rischio di essere sfruttati appunto ancora da tante nazioni invece più ricche, e ci sono questi bambini ancora che hanno bisogno di tutto, di essere curati, di essere accuditi, di mangiare, e quindi credo, Giancarlo, che sia una delle cose più belle questa di poter aiutare anche un po' gli altri, perché aiutandoli aiutiamo anche piccolo, noi stessi, il nostro nel mio cuore piccolo. Ma è una cosa molto bella, molto meritoria. Io volevo, tu hai delle poesie, io amo nelle tue poesie il sentimento, il romanticismo, insomma una visione bella, forte, sommossa, un volo mai fermo, come nella tua Livorno, spesso parli anche di questi gabbiani, questi uccelli, si fermano poi ricominciano a volare, c'è sempre questo. E allora io volevo che tu mi leggessi due poesie, una dopo l'altra, perché sono quasi conseguenziali, sono Il volo e L'orologio si è fermato. Sono due poesie che vedo come le facce di una stessa medaglia, le due facce, una è il tempo che non si ferma, e l'altra invece quando il tempo sembra che si ferma, quando il volo si ferma, che succede? Anche stanotte esco, il mio corpo sta dormendo, ma io svolazzo, sono sempre in cerca di amore, non mi terrorizzo se vedo che io sto dormendo, io volo in cerca di te, amore mio. La sensazione è bellissima, vedo le stelle, la luna, sembra che mi vogliono trascinare verso di loro. Non sento il freddo, sono in un oblio, sento il tuo respiro, il profumo sulla pelle, un bacio sulle labbra, mi abbracci e io sparisco nel nulla. Finale bello, perché l'amore si ripete sempre uguale, è sempre diverso, c'è un momento in cui veramente poi quando il bacio avviene, quando l'abbraccio avviene, spariamo, perché capito, ci torniamo etere, aria, torniamo sogno, no? Sì. Ti leggo l'altra? Sì, ti prego. Scusate, io è più forte di me, eh? Sento sempre dentro qualcosa. Va bene, buon segno. Buon segno. L'orologio si è fermato. Il tempo di un tempo bloccato. Cosa rimane dentro di noi? Tutto è normale in questo spazio temporale. Ora riparto, sono vivo. Ti cerco, amore mio, grande. Resto immobile. Il mio cuore è pieno di amore. Nella strada spunta un fiore. Io sto fermo, dormo. Dormo, ma sono sveglio. In questa lunga notte spero di trovarti e abbracciarti. Sorridimi, bimbo mio. E corriamo. Alza gli occhi. Guarda quanti colori. L'arcobaleno è sopra di noi. Facciamo un respirone, ci siamo ritrovati, amore mio.
c'è da dire nient'altro. Devo dire che quando, te lo dico veramente anche da poeta, da nuovo amico, quando ci si commuove è buon segno. E ti devo anche dire che anche chi fa finta di non commuoversi, gli attori alla la millesima replica di Amleto, di Otello, in realtà la commozione è sempre lì, perché si ricomincia come la prima volta e c'è un surplus emotivo che è il dono, è la luce, il riflesso, la luce sparsa della poesia, capito? E poi ognuno si ferma sui versi, io ti posso dire così da poeta e cultore della poesia, ho incontrato un fiore, diventa come un incontro, come se tu incontrassi un'altra creatura, capito? E sembra il Piccolo Principe che tu, e tu ci colloqui. E poi c'è questa idea dell'amore, l'amore è un culto, è un dono reciproco, è un rito, non è casuale. Molte volte si parla troppo d'amore e lo si vive poco. Io penso che per scrivere una bella poesia bisogna averlo vissuto davvero, se no diventa... Sì. Carosello, credo, diventa una cosa. Insomma, ecco. Io penso che l'amore per tutti, per chiunque vive, deve essere la medicina, deve essere quello che ognuno di noi deve prodigare, certo, per poterlo dare. Certo, certo. Poterlo dare alla famiglia, certo, ai figli, agli amici, agli animali, anche, cioè, a se stesso, perché se, senza se amore stesso, siamo peggiori, perché se noi non ci amiamo anche noi stessi, si va in depressione. Invece poter amare noi e dimostrarlo, poterlo è la dare, cosa migliore, è quella cosa che penso che potrebbe aiutare chiunque a trovare la forza di dare amore. E guarda, Giancarlo, adesso al di là del fatto tuo personale, perché poi hai avuto diverse storie, diverse mogli, cioè, però è importante sempre ogni volta crederci e cercarlo, perché io conosco delle persone, adesso non facciamo nomi, che hanno talmente paura poi di to fall in love, di cadere in amore, come dico, che c'è un'espressione linguistica difficile, cioè inciampare, cadere, ecco, e cadute, e hanno paura di innamorarsi, perché hanno paura poi di soffrire o di avere, che rinunciano addirittura, e quindi vivono tutta una vita così, insomma, in sospensione, a volte fingendo che siamo una cosa che non lo è, cioè che non va bene per niente. Bisogna avere il coraggio, sì, del mare aperto, non di navigare sotto costa, come dire, così. Benissimo, grazie Giancarlo. Allora, Lara, tu c'hai un percorso bello, vieni da Grosseto, poi sei arrivata a Torino, grazie Giancarlo. E percorsi anche della vita. Mi dicevi che hai fatto per l'infermiera per anni, poi hai studiato, hai frequentato l'Accademia l'Albertina, a Torino, un'accademia molto importante, sei diventata grafica, no? In qualche modo sei. E beh, questo anche è nel viaggio della vita. Ma nel viaggio della vita è successa una cosa importante. Io quando sono andata a fare il corso da infermiera tempi, quando ero molto giovane, l'ho fatto per necessità familiare. Ma non è che lo... Guarda lì, sono contenta che guardi me, ma devi guardare gli spettatori. Ma non è che fosse proprio il lavoro che avrei amato. Sì. Io già a quei tempi lì avrei voluto fare l'accademia. Certo. E il mio primo maestro di yoga mi disse una cosa molto importante, che poi mi sono ricordata dopo. Mi disse, guarda, non ti preoccupare, perché se tu ami veramente qualche cosa, il cosmo ti risponde, vedrai che verrà il momento in cui tu lo farai. Ecco. Ed è venuto. Poi chi lo chiama cosmo, chi lo chiama Dio, va bene, non importa. Chi lo chiama, Jung la chiamava sincronicità. Va bene, certo che sì. Chiamiamolo come ci pare, però sono approdata a quello che volevo fare da subito. Sei riuscita poi a... Sì, e quello sono riuscita, che poi sono riuscita grazie a una malattia, cioè ho avuto dei problemi alla colonna vertebrale, l'azienda mi ha messo seduta. Immagino. E io così ho fatto, e in quel momento ho ripensato a questa cosa che mi aveva detto il mio primo maestro. E che mi era assolutamente dimenticata. Certo. Ed è così, cioè il cosmo ti risponde sempre. Il corpo risponde, sì. E noi anche dobbiamo rispondere a volte al corpo, sì, senza schiacciarlo, senza forzarlo, che molte volte anche noi forziamo il corpo. E il corpo e l'anima sono sempre in collegamento. Guai a pensare che le cose siano una cosa esclusa l'altra, perché una cosa comprende l'altra. Vediamo un po' le tue opere. Ecco, questa qui, questo carboncino in alto mi
mi intriga molto. E mi dicevi che l'hai preso da Baudelaire, da una famosa... Sì, questo è un commento... Elevazione, no? Elevazione, sì. Sì, sì, sì. Ed è questo, è un carboncino su cartoncino nero. Sì. Ed è una pittura un po' diversa rispetto a quello che faccio sempre. È più gestuale, più istintuale. Certo, è chiaro. Diciamo anche che Baudelaire, ecco, vedete che bello, eh? Vedete questo gioco, il pianeta, queste cose, questo volo, vedete, questo sorvolo. E ricordati che Baudelaire è stato anche un grande critico d'arte ed è stato soprattutto il poeta, il teorizzatore delle corrispondenze, cioè delle corrispondenze. Ecco. È tutto in corrispondenza. L'arte è in corrispondenza, l'arte visiva, insomma, è in corrispondenza con la poesia, è un tutt'uno, con forse anche... C'è anche la famosa poesia di Baudelaire, c'è la poesia corrispondenza, il famoso sonetto. E poi c'è questa idea appunto della melodia, del suono, non si possono immaginare le arti come in qualche modo parcellizzate, è un tutt'uno. E infatti le muse sono sorelle, no? Le muse sono sorelle impannate, danzano insieme, sì, sì. Magari con qualche invidiuzza reciproca, sto scherzando, però... Ma no. Anche fra sorelle. Ma certo, ma va bene, va bene. Però sono quelle cose che a volte aiutano anche a, capito? A migliorarsi. Superare, a migliorarsi, va bene. Io per esempio amo dei pittori, ma anche dei poeti, e io che tengo un laboratorio e Betta lo sa, e amo anche gli incontri, le amicizie, perché i poeti o gli artisti nei migliori periodi della vita anche del nostro secolo, di quelli scorsi, sono stati anche amici. Non c'era niente di male in realtà, anche se poi magari alla fine finivano per essere litigati. Quando nella Parigi, diciamo, d'inizio secolo, da diversi posti d'Europa, anzi del mondo, perché c'era pure Diego Rivera, sì. Arrivò, quindi veniva dal Messico, ma c'erano Picasso che veniva dalla Spagna, c'erano da Livorno veniva Modigliani, e alla fine poi ognuno aveva la sua arte, non è che copiava l'altro, però in fondo chi lo sa, forse se Picasso fosse rimasto a Barcellona, cioè non sarebbe, non avrebbe, grazie anche all'amico Braque, che è stato molto importante, è arrivato poi al cubismo, i vari periodi, blu, rosa, il cubismo, il ritorno all'ora, va bene così, capito? E anche i poeti devono volersi bene, perché un poeta, Giancarlo non toglie niente, Elisabetta, ognuno ha il suo mondo. E questo Baudelaire lo sapeva. Sono tanti amori che non fanno altro che portare acqua, come tanti fiumi affluenti, al mare dell'amore. Sto pensando a un quadro che era di Le Moulin de la Galette. Certo, è famoso. Anche tu ami i francesi, ami. Ecco, sì. Che era stato fatto dai due pittori insieme. Infatti, sì. Esistono due versioni. Beh. Sì, ma spesso collaboravano, avevano, capito? Una alla tela, una accanto all'altro. Alcuni anche studi in comune, oppure vivevano in situazioni... Ma insomma, va bene, era una bohème che aveva bisogno di tutto, capito? Insomma, e fammi vedere poi, invece, in basso c'è una Saffo. Fatto con pastello ad olio, pastello ad olio. Pastello ad olio, molto serena, molto concentrata. Sta scrivendo, lei sì. È la grande poetessa della La grande poetessa, anche perché... Sta scrivendo, Saffo ha portato un'innovazione nella poesia greca. Certo. Cioè, fino a Saffo si parlava della poesia epica, quindi con Omero. Certo. Con Saffo si... pensa alla poesia interiore, quindi certo. Questo forse... Allora diciamo questo, che prima la poesia era comunque, erano i poemi, era mitica, c'erano questi grandi, come dire, questi grandi fiumi che raccoglievano acqua ovunque, nel senso che tu devi immaginare la questione omerica, l'Iliade, l'Odissea, erano a volte anche tradizioni orali che venivano poi... Qui invece Saffo è una poetessa lirica, sì. Cioè lei racconta il suo amore, le sue palpitazioni anche, i suoi timori e tremori, sì, diciamo così. Ma è una poetessa che ama la sua molto. Bellezza, insomma, e anche la sua ricerca della bellezza. E anche la sua ricerca della bellezza. Perché lei era bella, sì. Lei è belle anche i suoi amori, le sue compagne, insomma. E ha fatto bene Salvatore
a inquadrarlo, molto, mi incuriosiscono alcune cose, no? Lo sfondo, per esempio, mi incuriosisce molto. Certo, è bello vedere la Saffo così, con questa eleganza, questa veste, queste. Però mi intriga anche vedere il mare laggiù, lo sfondo, la Grecia. Vedere quelle nuvole che si rincorrono, guarda, nel cielo, io come con la fantasia di un bambino immagino che quelle nuvole siano, capito, degli animali che volano, che si stiano inseguendo. E poi questi alberi che sono, capito, questo verde incredibile, freschissimo. E questo amore che aveva il mondo greco per il mare, no? Allora, certo. Io sono andata qualche anno fa a Policoro. Policoro è di tradizione greca, no? Certo. Ma lì non si vede il mare. Quando vai nello scavo greco, certo, della città precedente, che adesso non mi ricordo, certo, qual era il nome, certo, l'unico punto da cui si vede il mare era dove i greci avevano costruito la loro... Certo. La loro città. Sai, era importante l'esposizione, i luoghi, agli etruschi, ognuno, cioè una città non nasceva per caso, nasceva o per un'esigenza di difesa, quindi difesa, nel Medioevo sempre le rocche in alto, o perché c'era un fiume, allora si costruisce vicino al fiume, e allora i laghi anche lo stesso. Cioè, quindi tu hai scoperto il motivo per cui poi hanno costruito lì, hai trovato l'habitat giusto. L'habitat giusto. Capito? Ecco. Perfetto. Altre due o tre cose. Adesso sei contenta di aver scelto definitivamente questa strada? Sì, capito? Ecco, sì. Sono molto felice e poi perché... Guardate, questa è una cosa incredibile. Ho tante cose da dire. È un elmo, vedi, c'è cioè un eroe... Achille. E gli hai fatto una greca... Una svastica. Che è una svastica, ma in effetti le svastiche erano molto antiche, le si ritrovavano anche nella cultura indiana. Certo, la trovi nella cultura indiana, la trovi in molti templi buddisti, perché la svastica è un segno solare, certo, delle deità solari. Certo. La svastica nazista, se ve l'andate a vedere, è rivoltata, è completamente rivoltata, sì. E questo dovrebbe dire molto, certo. Ti voglio dire che mi piace molto questo Achille, che ha un'espressione corrucciata, come purtroppo credo che quasi sempre avesse Achille, perché Achille è l'eroe per antonomasia. Io sono sempre a favore di Patroclo, perché voglio dire, lui e poi il dolore, eccetera. Achille era presuntuoso. Era un semidio, comunque. È un semidio, però poi lui è morto perché la Teti, che lo ebbe appunto da un uomo, lo bagnò nel fiume, però lo tenne per il tallone, e quindi era l'unico punto dove lui era debole. E voi sapete che Paride, che era un bravo, oltre che seduttore così della domenica, era un bravo arciere, e lo colpì con una freccia proprio lì, e lì morì. Ecco, ma io ti volevo dire, il motivo per cui sono contenta di aver finalmente essere arrivata a questo lavoro, perché io non ho niente contro la scienza, perché è un lavoro che ho fatto. No, la scienza, certo, è fondamentale. Però io mi sentivo proprio costretta, cioè questa visione così... Questa è corrispondenza, no? Vedi, bello, in questa mano, in questa cavità c'è tutto. Che cosa c'è? Vedo un orizzonte. La notte, perché è il commento della poesia, quindi c'è l'incenso, l'ambra e il benzoino. Certo, però è bella, non dà per niente un'idea luttuosa. Vedi il tuo verde come continua? Guarda, Betta, guarda il suo verde fresco come è sempre... Sì. Lì pronto, e questo cielo, questo azzurro, hai questi colori freschissimi. Perché ho messo, era un modo di creare, no? Sì. Allora, la natura è la protagonista della poesia di corrispondenza, certo. Di Baudelaire. Il tempio, certo. Ma poi c'erano alcuni elementi da mettere, e allora l'ho messo dentro la sfera. Dentro questa sfera, quella strada, cosa, bellissimo. Va bene, dai. Io ho molto amato Baudelaire come poeta. Poi ci torniamo, curioso. Sì. Molto, veramente, sono quadri che danno un senso di gioia, di serenità, capito? Sì. Quindi è importante. Allora, torniamo a Elisabetta Biondi. Sì.
con questo libro bello, intrigante, strutturato, diciamo poche cose, diverse sezioni, appunto il canto di Orfeo l'abbiamo visto prima, il volo alla casa del gelso con dei ricordi un po' familiari, la perdita dell'innocenza, che è un grande cruccio, però in fondo è anche il momento in cui si diventa grandi, insomma, sono quei dolori che ci segnano. Poi c'è un capitolo molto bello, credo, sul dolore delle donne, che ha una valenza civile, perché ce n'è tanto di dolore, non soltanto il dolore delle donne, purtroppo c'è il dolore di ogni creatura, dei bambini, l'abbiamo detto prima con Giancarlo, però certo, il dolore delle donne è inaccettabile, specialmente quando nasce ancora da situazioni, da violenze, da situazioni aspre, inaccettabili, insomma, non è possibile. E poi c'è avrei gridato presente, che dà un senso anche all'idea della storia, che la storia c'è, continua, va avanti, e non c'è bisogno di, capito, del giornale quotidiano o dei resoconti giornalistici, no, per sentire che la storia, quando Elisabetta Biondi della Striscia ci parla di Primo Levi, c'è questa preghiera laica a Primo Levi, noi sentiamo veramente che lui continua a dirci se questo è un uomo, sentiamo che c'è ancora un'imponderabilità presente nel nostro diritto e dovere di impegnarci in una società che non può essere soltanto una soddisfazione consumistica dei bisogni, diciamo così. Poi Una nuova vita, la linea che divide è anche piena di miti, di sogni, eccetera. E poi chiudi con queste bacche vermiglie che danno, secondo me, il senso anche di una natura che ancora ci dona bacche, fiori, frutti, ci dona incantamenti, diciamo così. Ora io volevo che tu, sono talmente tante belle queste poesie che è difficile trovarne una, diciamo che desidero poi che tu mi legga la Francesca da Rimini, sì, perché è un classico, anche perché bisognerebbe parlare di Dante in un modo meno celebrativo, purtroppo questo è l'anno importante, sì, del settimo centenario della morte. Però ecco, non è che è possibile immaginarne, capito, una collocazione scolastica. Allora, il fatto che Elisabetta sia molto brava, l'ha fatto con Didone, anche con Telemaco, per dire, sì, che tu prendi dei personaggi, non soltanto donne, anche i figli, gli uomini, Ulisse, e li fai uscire dal loro mito, capito, dal fulgore o, se volete, dal sipario del mito, e ci fai parlare una Francesca da Rimini, donna oggi, donna di sempre, con il fervore ma anche il dolore, con la come dire, in un certo senso, la compassione di quello che ha fatto, ma anche la fierezza per avere scelto l'amore, perché poi in fondo l'unico problema, l'unica colpa della Francesca da Rimini, cui anche D'Annunzio ha dedicato, appunto, importanti pièce, e Reluce aveva poi la Duse allora, quindi credo c'era tutto, e è di avere scelto l'amore, di aver amato, che comunque dovrebbe essere un diritto, un dovere. Io ti chiedo, è abbastanza lungo, dividiamolo, sì, in due tranche, e cominciare appunto questo fiume in piena che è l'amore, che spinge a rompe gli argini, e poi dopo vedremo la seconda parte in cui, dopo la scelta dell'amore o il peccato d'amore, diciamo così, e quindi poi purtroppo le società certe volte non premiano l'amore, sostengono che deve essere punito il peccato d'amore, allora il suo discorso molto intrigante a Gianciotto, cioè al marito. Ecco, quindi cominciamo con la prima parte di questa Francesca da Rimini. Francesca da Rimini. Come fiume in piena, come il fiume in piena rompe ogni argine, impetuosamente mi sei straripato nel cuore. Quel giorno più non vi leggemmo avante, Inferno, quinto, verso 138. Ho creduto di sognare, stretta tra le tue braccia, mentre i tuoi baci mi facevano impazzire. La bellezza del tuo corpo nudo mi colmava di traboccante tenerezza, il desiderio impazzito di trarre da te gemiti di piacere. Volevo sottrarre l'anima
al tuo corpo, inarcato sotto i miei baci, sentirti mio, almeno il tempo di quell'abbraccio rubato alla vita. Mi sei apparso più bello di ogni sogno, nel turgore del tuo desiderio. La tua pelle mi invitava ad appassionate carezze e ancora il mio cuore batteva all'impazzata, come nei sogni mille volte sognati, e ancora di più, perché eri ancora più bello dei miei sogni, ancora più dolce dei desideri inespressi, e sentivo il mio petto gemere e ansimare mentre pensavo di tacere e mentre volavo lontano sotto il fremito dei tuoi baci, e sentivo la mia voce gridare la mia gioia e il mio piacere. Ho baciato con amore e voluttà il tuo desiderio fino a placarlo, suggendo in ogni stilla. Eri parte di me in quell'istante. Non ero mai stata così felice. Francesca Paolo, tu che rivesti i miei giorni di desiderio e hai colmato d'amore ogni spazio della mente e del cuore, tu che hai colorato di bellezza il grigio cupo di questi miei anni e hai acceso il sole sulle mie giornate, non essere sazio di me, te ne prego, fino a quando io, ebbra di te, non mi sarò addormentata per sempre alla vita. Ci commuovi. Stavo pensando le immagini, Simone, pensavo a questo corpo addormentato che ti ha fatto riprendere in mano i colori, insomma, le matite, insomma, ebbro di te. Senti, mi piace la modernità di questa donna, che è la Francesca da Rimini, quindi viene da lontano, però comunque c'è questa idea. Vedi, quando lei dice, ho sentito, insomma, adesso cito un po' a memoria, ho sentito la mia voce che parlava del mio piacere e della mia gioia, gridare la mia voce, e sentivo la mia voce gridare la mia gioia e il mio piacere, e che erano comunque, immagina che fino a neanche tanti decenni fa era proprio una proibizione assoluta, sì, certo. Ma donna, forse neanche dell'uomo, comunque la donna non poteva assolutamente gridare il piacere, la gioia, non doveva niente, era un qualche cosa di o di sottinteso o di inespresso addirittura. Mi è sembrato molto bello e ti chiedo solo questo adesso, poi ci torniamo nella seconda parte, e ti chiedo, ma per esempio tu hai due figli amatissimi, sì, e un marito importante che ha navigato il mondo, ammiraglio, ma tua figlia so che è giovane donna e psicologa, cioè, sì. Lei per esempio che cosa dice di queste tue eroine che diventano così moderne, che hanno ancora delle cose da dire ai ragazzi e alle ragazze di oggi? Intanto bisogna dire che si stanno abituando adesso, perché io ho ripreso a scrivere da qualche anno, non da moltissimo. Bisogna abituarsi alla poesia. Ecco, non fare i figli, i padri. Mia figlia, ecco, mio figlio è, diciamo così, un po', diciamo così, disorientato, diciamo, perché trova così l'espressione del sentimento, lo trova così una cosa che lo tocca troppo probabilmente, quindi non... Ecco, tanto che l'ultima volta che è venuto, la figlia è andata via col libro e lui l'ha dimenticato, quindi ha dimenticato di prenderlo. La sorella che è psicologa ti avrebbe detto che lui inconsciamente ha fatto una rimozione inconscia, sì, perché sì, il suo inconscio ha rimosso il libro, l'ha voluto dimenticare. Diciamo. Ecco, invece, comunque in generale apprezzano, sono contenti. Poi, sì. E poi in ogni caso è una cosa che è insopprimibile. Non Ma è questa grande che modernità, non... Elisabetta, perché purtroppo, questo vale anche per l'arte, per tutto il gioco dell'amore, purtroppo la maggior parte dei miti della classicità, ma anche dell'idea di poesia, è ferma lì, nei programmi scolastici. Lo dico con affetto, perché so che ci sono tanti colleghi bravi che hanno voglia di insegnare la poesia in modo giusto, giudizioso. Sembra che sia tutto, capito, fermo, Orfeo, Euridice, Didone, la Didone abbandonata, sembra che sia tutto fermo negli scaffali del sapere, invece no. E invece tutto riaccade, tutto, sì, certamente, ogni figlio può essere Telemaco quando va in cerca di un padre che o non c'è o c'è ma scompare, ogni donna può essere, lo dico veramente, può essere Penelope,
una Penelope che è fedele a chi non c'è, o può essere anche una Penelope preoccupata che il suo sposo non scelga, capito, le altre chance che i romanzi o i poemi danno nella vita, concretamente. Ecco, questo volevo dire, non scelga neanche la Nausicaa troppo giovane, non scelga le malie, vabbè, insomma, ci siamo capiti, delle maghe Circi, cioè. E questo è importante, riuscire a modernizzare l'idea di cultura. Io ti devo dire che in questi mesi, anni durissimi, sono andato a rileggermi molto volentieri, perché io amo molto Manzoni, e c'erano delle pagine sulla peste, sull'idea appunto di quello che voleva dire una città chiusa, o queste, la pandemia era lì, e veramente uno diceva: accidenti, ma allora un grande romanzo può essere sempre attuale, sì, capito? Al di là di quello che banalmente succede, ma ci sono delle situazioni, delle circostanze che sono anche psicologie, ecco questo voglio. Benissimo, allora torniamo a Simone. No, che ci fai? Io adesso sentendo queste poesie, ho anche, perché io ho bisogno di scrivere. Certo. Io ho bisogno di scrivere. Infatti avrò scritto 300, io li chiamo versi. Poliedrico sei. Io li scrivo versi, e però non li ho mai pubblicati, sì, perché... Sì, sì. Sono miei, sono nel mio sito, chi li vede, li legge. In automatico. Sua moglie sorride perché però, sa che molti li ha scritti per lei, non c'è dubbio. E è proprio un bisogno, come la pittura. Cioè, certo. E la pittura poi per me ha preso il sopravvento, nel senso, perché con la pittura mi esprimo senza parole. Eh beh, certo. Certo, il che non significa che la poesia, che la pittura sia sempre silenziosa. No, la pittura, come la poesia parla, appare la visiva, parla, e visualizzabile, parla di la pittura parla, La pittura parla in maniera, la poesia suona, canta e incanta e fa vedere, non è ecco, la poesia fa vedere, la pittura dà un'immagine, certo, ti fa parlare. Che sì, certo. Vediamo altre cose tue, artista Simone Bandini, ecco. Cubi, vediamo che cosa esce. Questo è il tuo sito, sensazioni, sì. Guerra, sono, alcune opere. Sono le cose, bisogna aprire le... Ho capito, via via. Lo sfondo però l'hai costruito tu, ecco, quest'idea... Sì, sì, è mio. Bello, bello, bello. Questo qui è Guerra? Sì, per i colori è accesi. È una parte dell'opera. Certo. E sono... L'ho fatto proprio su uno sfondo scuro, certo, proprio per risaltare. Tu sempre parti da uno sfondo scuro, lo vediamo anche, sì, in questi quadri che hai portato, e poi dopo. Sì, sì, parto molto spesso, se no lo metto alla fine. Ah, va bene, sì, 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 ho capito. E sì, sì. Questo qui è Guerra, perché sì, io me la sono vista proprio come quando è finito, perché poi inizio a getto. Sì. L'ho finito e ho visto che dentro di me mi dava l'emozione della guerra, purtroppo. Guerra, di un combattimento. Del una... combattimento, sì. Del dolore. Certo, del, come no. Certo, certo, certo. Del sangue, di tutto. Oh, invece questo è più geometrico? Sì, questo qui è più geometrico. Sono percorsi alternativi. Sì. Sono percorsi alternativi. Prima c'era un intrigo di strade, tutte sì, in qualche modo arruffate. Tutte... l'altro, così invece questo qui. Invece più, queste sono. Questo qui invece sono più strade, sì, diritte. Sì, sì, ognuno sceglie, sceglie proprio il suo percorso. Sceglie, sì, la sua strada, sì. I colori sono molto chiari perché le, sì, strade sono bianche, sì, nere. Ma sullo sfondo è caldo, però. Ecco, c'è sempre il Big Ben, lo chiamo io ormai, ci sarebbe tanto sullo sfondo. Ci sarebbe tanto. Questa qui è un po' più la, secondo me, come posso vedere io oggi, sì, col consumismo, con beh, tutto, sì, il discorso, non so, che
cioè ci siamo allontanati dall'universo, cioè io intendo in questa maniera, cioè, ci siamo anche l'universo si è allontanato da noi, infatti stiamo vivendo una crisi anche climatica grossa, importante, che è colpa nostra, è colpa nostra. Adesso facciamo le lacrime del coccodrillo, facciamo finta di piangere se si scioglie il ghiacciaio, ma insomma è stato questo qui nostra, fatto, questo qui è, c'entra abbastanza bella come in un altro il Covid praticamente. Vedete che il pianeta, che è il un pianeta globo che si sta sciogliendo. Che si sta sciogliendo, che infatti si chiama Apocalisse. A cominciare dalla Terra del Fuego, sì, che quella è proprio il polo sud, infatti. Poveri pinguini, no? Infatti proprio, è proprio stato un bello, mi piace molto anche il colore, i colori, pochi, ma questo sì, gioco dei neri, dei rossi, dei abbastanza bianchi, sì, bello, delineati. Bel piglio, sempre acrilico, no? Sì, sempre acrilico su. Vabbè, vediamo ancora un altro e poi passiamo. Ecco, questo invece è tutto un gioco, vedete che... Questo qui è un gioco di rosso, l'albero della vita. È l'albero della vita, con un sole rosso e una luce abbacinante, insomma, no? Perché poi la natura è la nostra energia. Certo. Sì, infatti, assolutamente. Le radici molto ampie significano proprio il discorso di essere ben fermi nel terreno e... che è il nostro... Guarda Simone, ti devo dire, ma come complimento, sembra proprio un manifesto di un qualche cosa che è una nuova attenzione alla natura, una nuova dedizione alla natura. Quello è l'albero della vita, noi siamo la linfa di quell'albero, le radici sono la storia, le nostre evoluzioni, quello è il cielo in cui, e quello è il sole rosso di sera, a buon tempo si spera. Sì, forse può darsi pure che avverrà qualcosa di buono. Via. Questo invece? Questo qui è un'opera che mi hanno chiesto e è una ragazza che era al mare, vedo, sulla spiaggia in inverno. Sì. E sì, in inverno perché vedete che c'è una miss abbastanza coperta. Insomma, sì, abbastanza. E l'ho ritratta ed è... Ha un'espressione molto bella, cioè tiene, mancano 9 minuti, quindi purtroppo andiamo un po' veloci, però poi tornate, è molto bella, sta volando questa trasmissione. Ha un'espressione così ironica, dolce, un po' atteggiata ma simpatica, sì, con gli occhialetti per non contro il sole, la persona però che amava. Bellissimo, bellissimo. Poi guardava la persona che amava. Guardava la persona che amava, ma la cosa più bella di questo quadro, che apparentemente è lei, diciamoglielo sennò poi si offende, giustamente, che è carina, però è proprio lo sfondo, questo sfondo un po' secco, con questi colori, questo brullo, mi piace molto, capito? Secco, brullo. Perfetto, bene Simone. Ok, allora torniamo alla poesia con una poesia forte. Io chiedo a Giancarlo, con tante cose, appunto abbiamo parlato di tutte le cose che hai fatto, che ancora farai, all'Isola di Pianosa, che è un'isola importante, tutti gli spettacoli che hai fatto, gli eventi. Io ti chiedo, proprio perché tu sei fedele a questo, io ti chiedo di leggere adesso due poesie. Una è La ruta dell'amore, non c'è da dire altro. E poi, se possibile, La speranza di vedere. Ecco, che questo è la tua poetica. Vederti dentro. La rosa dell'amore. Mentre penso a te, vedo la prua della mia barca che avanza a fatica nell'acqua, tranquillamente gelida e torba nel mio sonno notturno. Passo davanti al faro del porto e le onde prosperose mi fanno fare dei sussulti. Non c'è un'anima, solo buio e silenzio. Allungo la mano e lascio schiumare con la scia dietro la poppa. Continuo, impassibile, la mia rotta verso una realtà, una speranza, una luce, mentre una musica mi stampella nelle orecchie. C'è lo scroscio del mare. Bevo un sorso d'acqua. L'alba sta arrivando.
Tra un'isola e l'altra si specchiano colline colorate di fiori selvaggio a cascate. L'acqua è così chiara che mostra sul fondo persino le pietre. Alzo gli occhi al cielo. Ora brucia il sole. Mi sto svegliando. Il mio sogno è incompiuto. Ogni odore è un ricordo. Richiudo gli occhi e ora finalmente ti vedo. Ti cercavo nei tuoi occhi, nelle tue labbra, nel tuo corpo. Accarezzando i tuoi capelli, sapevo che il mio amore sorridente era sdraiato di nuovo al mio fianco. Bello, sei emozionato. Questa volta l'hai tenuta più a bada l'emozione, ma forse ce l'hai trasmessa ancora di più a noi. Con linguaggio molto semplice, devo dire, però parli di questi occhi, parli di un qualche cosa che esce dalla singola storia e riguarda un po' tutti, capito? L'amore è questo, è questa intensità, questa rarefazione, anche a volte questo enigma, questa difficoltà. Mi raccomando, ecco, cerchiamo poi di richiuderle queste poesie, perché potrebbe essere veramente un inno semplice, umano, troppo umano, come direbbe Nietzsche, all'idea dell'amore, che è un'idea di tutti i giorni, che ci abita, che noi dobbiamo abitare, non c'è nessuna sovrastruttura, capito? Ti prego, Giancarlo. È la linfa della vita. La linfa della vita. Giancarlo, mi raccomando, Mancano pochi minuti, quindi dobbiamo chiudere. Le ultime opere di cui ci vuoi parlare, vediamo che cosa hai dato. Allora, ho portato Cassandra. Ecco, chiudiamo con Cassandra, queste due qui davanti. Sì, sì. Cassandra, ragazzi, è profetessa del malaugurio. Però... Ma era... Allora, questo è Eraclito, che è la... questo è Eraclito. La musa della poesia lirica. E in un certo senso sì, perché proprio... E nasce anche la filosofia, nasce anche l'idea di che cos'è il tempo, cos'è lo scorrere. Questo quadro era nata con i capelli neri. Ah. Perché è un greco... Certo. Poi, non so, quel nero mi disturbava in modo tremendo e ho trovato che il capello rosso... si intonava con la veste, insomma c'è stato questo modificare e mi piace di più. Ci sono delle varianti, questo è un olio. A volte, capito? Il gioco del capello, e va bene. Siccome io faccio sempre delle cose molto astratte, no? Ho cercato anche di inserire qualche cosa che sia proprio un lavoro di figura, un lavoro pulito di figura, perché lo trovo doveroso per un artista rifarsi proprio a canoni classici. Sai cos'è la cosa più bella di questo quadro? Questi occhi. Questa espressione, questi occhi, più li guardi, come la poesia di prima di Giancarlo, più li guardi questi occhi e più ti conducono altrove e vanno avanti, è un occhio che ha il peso del pensiero e anche del suo desiderio, secondo me. Molto, molto intenso, molto intenso. Poi vediamo invece Cassandra. Vediamo Cassandra perché è un lavoro interessante, perché lì ho fuso... il lavoro classico con il puntinato, che è una cosa che mi contraddistingue, ecco, no? Vediamo Cassandra. Che... Ma questo puntinato non l'ho scelto io, l'ha scelto proprio il caso. Cioè io facevo fino a scuola, facevo proprio degli esercizi di puntinato, certo, e mi sono accorta che quando il professore mi diceva bravissima, bene, poi facevo dei bei lavori... Puntinato, il puantiglismo proprio dei... Poi facevo dei bei lavori di pittura di stesura che secondo me erano fatti benissimo... nessuno me li considerava. Presa di profilo col naso greco, tra l'altro, diciamolo. E poi c'è questo sfondo bellissimo, devo dire. Ancora più intrigante. Perché doveva essere una cosa onirica, sì. Cioè che la contraddistingue. Lì si vede il cavallo di Troia e le mura di Troia. Perfetto, mancano due minuti, dobbiamo chiudere qui. Lascialo, se puoi lasciarla un attimo, tutte e due... Quest'idea. Io vorrei far leggere a Elisabetta l'ultima parte, se Francesca Gianciotto, parlare, niente, leggi e basta. Io vorrei che tu li lasciassi, perché sembra una cosa da poco, ma la Cassandra è l'idea della sventura, anche dell'amore, del futuro,
E Eraclito è anche l'idea di quello che sarà, di quello che è sempre stato, di quello che avviene, che avverrà, capito? È certo. Del sentimento profondo degli esseri umani che si rinnova e che continuerà sempre. E quella è la nostra filosofia, che è anche l'amore per la sapienza, capito? Vai. Francesca Gianciotto. Non un gesto, rimpiango o una parola. Se colpa è stata, fu colpa d'amore. Io ti guardo negli occhi mentre parlo. Alta è la testa e non provo vergogna. Ogni bacio è stato bacio d'amore. Ogni carezza è il cuore che l'ha data. E non ti inganni l'occhio mio velato. Son lacrime di gioia nel ricordo. A lungo ho combattuto il sentimento, esploso in cuore inesplicabilmente. A lungo ho combattuto, a lungo ho pianto, sperando che vanisse quella fiamma che mi bruciava il cuore poco a poco, per fermare alle labbra le parole che non sarei riuscita a trattenere. A voce alta lessi a Paolo il libro che m'aveva donato per diletto, ma leggere d'amore quando si ama rende ancora più acuta la ferita, e il bacio di Ginevra a Lancillotto unì le nostre labbra già tremanti. Mai avevo provato la passione che quel bacio rubato mi ha svelato. Da allora io sogno solo le tue labbra. Se vuoi punirmi, ecco, io offro il mio petto all'aguzza tua lama. Non può farmi più male del dolore di star lontana da chi il cuore ama. E amare di nascosto è già dolore, perché è dolore dover nascondere i moti del cuore. E amare di nascosto è già dolore. Grazie per questa voglia d'amore piena, assoluta. Ringrazio Simone Bandini, ringrazio Lara Chiezzi per i vostri quadri, ringrazio per i versi Giancarlo Cappelli e Elisabetta Biondi della Striscia. Alla prossima. Grazie. Grazie.